passiamo ora al nostro prossimo riconoscimento. Macro categoria imprese, categoria consulenza. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione e consulenza Lean Management. E andiamo a vedere la motivazione. Per essere un'eccellenza innovativa in costante ascesa dal 2014, per aver creato il metodo Make It Lean in grado di offrire soluzioni operative per aumentare la competitività e le marginalità aziendali attraverso l'analisi dei dati, l'efficientamento dei processi e lo sviluppo del business grazie all'inbound marketing. Il premio va a Make It Lean! E io sono proprio in collegamento con Ilario Lavina, CEO and Founder Make It Lean, e Federica Stefan, Lean Marketing Specialist Make It Lean. Ben trovati e complimenti per questo premio. Buongiorno a voi. Buongiorno e grazie. Per noi è un onore avere questo tipo di riconoscimento per l'attività che abbiamo fatto in questi anni e per i risultati che stiamo ottenendo e abbiamo ottenuto. Grazie ancora. Ecco, come di consueto per tutti i premiati, vi chiedo un commento a caldo su questa vittoria. Che cosa significa per voi questo riconoscimento? Lo chiedo a entrambi, ovviamente. Vai pure. Vado io. E allora, per me è un'enorme soddisfazione, perché comunque è un bel riconoscimento per tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, per me e per i miei collaboratori. È anche un po' inaspettato, devo dire, però è molto molto gradito. Anche le soddisfazioni sono anche queste, ecco. Ecco, perfetto. Sì, anche per me è una grossa soddisfazione, anche perché stiamo lavorando molto su questo nostro metodo e ringraziamo per questo anche i nostri clienti, i nostri collaboratori che stanno rendendo anche una realtà anche questa nostra proposta, che è molto ambiziosa, ma allo stesso tempo vediamo anche molti risultati anche da parte dei nostri clienti e quindi ne siamo davvero felici. Ecco, ovviamente tra le ragioni della motivazione del premio c'è proprio questo vostro metodo Make It Lean. Vi chiedo ovviamente di spiegare a tutti i nostri telespettatori in che cosa consiste. Beh, essenzialmente consiste nell'applicazione dei principi del Lean Thinking non solo a quelli che possono essere gli ambiti più classici come l'ambito produttivo o l'ambito anche degli uffici, ma anche alla comunicazione e al marketing. E questo permette alle aziende di avere un doppio beneficio, quindi avere un abbattimento dei costi, sì, un miglioramento anche dei processi interni, dell'ambiente di lavoro, ma anche di massimizzare i risultati, aumentare il fatturato, soddisfare maggiormente i clienti. E quindi si hanno questi doppi risultati che a fine anno, poi a fine esercizio, valgono molto. Ecco, hai parlato proprio di insomma, soddisfazione dei clienti. Vi chiedo, siccome è stato un anno un po' difficile per tutti, ovviamente data la situazione, vi chiedo come è cambiato l'approccio proprio nei confronti dei clienti. Beh, sicuramente diciamo che l'approccio digitale, l'approccio online è diventato una realtà, una grossa realtà, per cui diciamo che pur essendo appunto questo periodo un periodo difficile per le aziende, per noi è stato anche, se vogliamo, un concretizzarsi di qualcosa che c'era, magari che stava avvenendo e in maniera molto molto veloce, quindi ha velocizzato, se vogliamo, l'avvicinamento verso i processi digitali di molte molte realtà. Questo è un dato di fatto che diciamo riscontriamo noi, ma riscontriamo di fatto anche in tutto l'ambiente imprenditoriale, ecco. Certo, ovviamente come domanda di chiusura non posso che non chiedervi dove guardare per il futuro, insomma, qual è la direzione da seguire? Beh, noi siamo molto ambiziosi. Perfetto. Siamo molto ambiziosi, quindi... È la base un po' di tutto l'ambizione, quindi ci vuole sempre. Sì, esatto, però vogliamo comunque, al di là di tutto, rimanere sempre... con i piedi per terra, nel senso che uno dei nostri punti di forza è l'ambizione, però anche il pragmatismo, quindi fare le cose con concretezza, quindi dare anche supporto con concretezza a quelle che sono i nostri obiettivi. E diciamo che quello che stiamo facendo, quello che stiamo verificando è che tutto questo ci dà atto, ci dà sostegno e ci dà effettivamente soddisfazione
e quindi riteniamo che quello che stiamo facendo sia effettivamente la strada giusta. Perfetto, io ringrazio Ilario Lavina, CEO and Founder Make It Lean, e Federica Stefan, Lean Marketing Specialist Make It Lean, per essere stati con noi, e congratulazioni ovviamente ancora per questo premio. Grazie, grazie a mille. voi, grazie veramente di cuore. Grazie. Ovviamente sarete con noi anche il prossimo anno, giusto? Sicuramente, sicuro. Magari a celebrare di nuovo altri obiettivi, perché no? Anzi, perfetto, volentieri. Grazie mille, grazie, complimenti. Grazie mille ancora. Grazie.